tutte e due le squadre, per quello che hanno fatto vedere, meriterebbero la vittoria. Siamo però arrivati al momento giudicato da molti crudele dei calci di rigore. C'è una pressione elevatissima sulle spalle dei protagonisti. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Cristiano Ronaldo è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Perisic si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Che errore, ma come ha sbagliato? Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. E a quel punto sarebbe davvero rassicurante. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E qui hanno la possibilità di allungare e di ipotecare la vittoria. Rigore importantissimo. E il loro vantaggio raddoppia. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E se questo pallone non entra, la partita è finita. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Perin deve assolutamente parare questo rigore. Perin è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. La Juventus deve segnare a tutti i costi. La Juventus deve segnare a tutti i costi. È dentro, c'è ancora speranza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E ora si va ad oltranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Sistema la palla con cura sul dischetto. E ora chi sbaglia ha perso. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. È il rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Che disastro questo rigore. João Cancelo deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. 8 rigori, roba da perdere il conto. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Troppo alto sulla traversa. Ci ha voluto mettere forza e ha colpito troppo sotto il pallone. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. E ora si va ad oltranza. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta.
La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. E ora chi sbaglia ha perso. L'ha piazzata all'angolo sinistro. Ottima intuizione del portiere, ma non è stata abbastanza. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo! Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Cristiano Ronaldo si fa avanti per battere il rigore. Segna e chiude la pratica. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin